Siamo trovati a Toscana a Parlamento, trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che vi aggiorna sulle attività del Consiglio regionale. In Aula è arrivata ovviamente l'inchiesta CEU della Procura di Firenze e della DDA che ha acceso i riflettori su, presunti, su presunte relazioni tra l'Andrangheta e il tessuto produttivo toscano, una relazione del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ma anche la richiesta dell'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta da parte del Centrodestra. Piena fiducia nel lavoro della magistratura e impegno a concentrare tutte le forze a disposizione affinché il pericolo delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico regionale possa essere estirpato. E quanto espresso dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, in merito all'inchiesta CEU della procura di Firenze e della DDA che accese i riflettori su presunte relazioni tra l'Andrangheta e il tessuto produttivo toscano, in particolare la zona del Coio nel Pisano, è stata interessata dall'indagine che sta scuotendo anche la politica regionale. Io penso... Penso che noi dobbiamo permettere alla magistratura di fare il suo lavoro e mi auguro che tutte le persone con cui io ho collaborato in questi anni possano dimostrare la loro totale estraneità ai fatti. Su una cosa lo dico con forza: la Toscana richiede ancora maggiore attenzione sui temi dell'infiltrazione criminalità mafiosa e contro la Io, come Presidente del Consiglio regionale, stavo lavorando da mesi insieme agli altri Presidenti del Consiglio. Regionali per preparare una norma di legge in cui noi creiamo un osservatorio sulla legalità e contro le infiltrazioni mafiose, nelle prossime settimane verrà approvata dal coordinamento dei presidenti dei consigli regionali e poi io la proporrò anche in aula perché venga votata, spero, da tutto il Consiglio regionale. No processi sommari, subito chiarezza è la posizione espressa dal capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli. Le opposizioni invece chiedono chiarimenti sulla seduta dell'Aula del 26 maggio 2020, data nella quale è stato votato un emendamento per lo smaltimento dei fanghi conciari finito al centro dell'attenzione degli inquirenti. I consiglieri regionali del gruppo della Lega hanno presentato una formale richiesta di comunicazione urgente, secondo quanto stabilito dall'articolo 93 del regolamento interno all'Assemblea legislato. Crediamo che sia opportuno chiedere la comunicazione perché il Presidente non si può astenere da parlare su questa vicenda che è gravissima. All'interno di questa comunicazione noi facciamo quindi domande specifiche sulle eh, intercettazioni che sono uscite e anche sulla votazione di quell'emendamento che noi non avevamo in cartellina, io ero presente e che infatti non abbiamo votato come non abbiamo votato quella legge e beh, chiediamo anche che si tuteli l'ambiente il prima possibile, quindi come già avevamo detto chiediamo la mappatura dei siti dove sono stati portati questi rifiuti, chiediamo le tempistiche delle bonifiche che devono essere fatte il prima possibile per evitare l'impatto anche sulla salute dei nostri cittadini e l'affiancamento agli enti locali che ad oggi col silenzio di Gianni si ritrovano totalmente isolati e non hanno risposte concrete. Questo è l'ennesimo caso che vediamo purtroppo uscire e che denota come la Toscana non è più una Toscana Felix, ma che la Toscana è piena di problemi. Dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista dello smaltimento rifiuti. Noi siamo molto preoccupati e Gianni deve essere chiaro e venire a parlare con l'assise regionale, che è il luogo deputato dove lui deve chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Oltre alla Lega, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno depositato la richiesta dell'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta sulle infiltrazioni della mafia e della criminalità in regione. Come Centrodestra abbiamo chiesto che in Toscana, in particolare in Consiglio della Regione Toscana, si istituisca una commissione d'inchiesta per far luce non solo su quello che i fatti di cronaca, eh, quelli di questi giorni, ci stanno raccontando, ma più in generale sull'infiltrazione mafiosa e sulla criminalità organizzata in Toscana. Vedete, tutti i report che ci arrivano legati alla crisi pandemica e alla conseguente crisi economica mettono in luce come la Toscana, le aziende toscane, il tessuto economico toscano potrebbe essere sotto attacco da parte della criminalità organizzata. Noi non possiamo permettercelo, non lo permetteremo, perché dobbiamo salvaguardare l'economia toscana, il tessuto economico toscano, le tante imprese che lavorano in maniera corretta. Per questo chiediamo, in particolare all'ufficio di presidenza che la deve deliberare, l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in toscana, il rapporto fra la criminalità organizzata toscana e l'economia toscana e naturalmente anche di far luce e chiarire su quello che sta succedendo in questi giorni. Il Movimento 5 Stelle ha protocollato una lettera ufficiale indirizzata al Presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo, per sollecitarlo a calendarizzare gli atti del Movimento collegati a questioni ambientali urgenti e che da tempo attendono di essere discussi nelle sedi opportune. Ci aspettiamo molte risposte puntuali dal Presidente Gianni mercoledì. Innanzitutto dovrà chiarire quali parti degli uffici della sua giunta in tutti questi anni sono stati coinvolti in questo circuito di comitati di affari o come lo vogliamo chiamare legati al Partito Democratico, alla maggioranza e soprattutto dobbiamo scoprire quali snodi sono stati consapevoli del legame che c'era con la criminalità organizzata. Dobbiamo sapere come mai alle nostre atti in cui chiedevamo di potenziare Arpat è sempre stato risposto no e soprattutto perché di fronte a tante avvisaglie che sono giunte dagli osservatori come la Fondazione Caponnetto riguardo alla criminalità organizzata, le mafie che si stavano infiltrando in Toscana, la maggioranza, il Partito Democratico ha sempre girato lo sguardo dall'altra parte. Adesso che gli occhi di tutta Italia sono su di noi dovranno rispondere a queste e tante altre domande che gli presenteremo in Consiglio. Approvata all'unanimità la mozione presentata dal Partito Democratico che impegna la Giunta regionale a sostenere l'appello del presidente nazionale ANCI, il sindaco di Bari Antonio De Caro, per rivedere la normativa sulla responsabilità penale dei sindaci. La normativa sulla responsabilità penale dei sindaci deve essere rivista. Il Consiglio regionale sostiene l'iniziativa promossa dal presidente del Lanci nazionale, il sindaco di Bari Antonio De Caro, fatta propria anche da tanti primi cittadini regionali e approvata all'unanimità con una mozione presentata dal Partito Democratico, il primo firmatario Massimiliano Pescini. Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino dove la sindaca Chiara Appendina è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017. Ma di fatti come quello che riguardano la sindaca di un grande comune ce ne sono migliaia eh, ogni anno in, in tutta Italia. Eh, proprio perché eh, i sindaci sono in trincea, hanno responsabilità infinite eh, e hanno talora anche eh, attribuite delle competenze gestionali che se meglio precisate potrebbero sgravare, eh, precisare meglio tra l'altro eh, gli incarichi dentro la pubblica amministrazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo e sgravare eh, gli amministratori da un fardello troppo pesante, scritto una bella pagina unanime, eh, di vicinanza ai comuni, e ai sindaci e agli amministratori. Questo eh, è un messaggio che vogliamo mandare appunto, al Governo centrale perché gli enti locali ritornino ad essere al primo posto nella politica nazionale. Sindaci, amministratori eh, debbono essere eh, considerati in un'ottica di riguardo. Non si può pensare ai comuni solo per scaricare sui sindaci responsabilità. Ma eh, devono essere messi nella condizione di lavorare e di avere anche le risorse necessarie per investire sui territori. È troppo facile a volte lasciare soli chi amministra eh, e poi, appunto, eh, lasciarli poi in balia di quelli che sono eventi e responsabilità che, ripetiamo, talvolta non sono loro ascrivibili. Quindi, occorre mettere mano immediatamente al testo unico degli enti locali. Nel nostro paese, dalle leggi Bassanini in poi, la responsabilità per gli atti viene eh, sempre a carico dei dirigenti, ma rimane. Il profilo di responsabilità a carico dei sindaci e dei presidenti della provincia perché sono considerati capi dell'amministrazione. Questo comporta due contraddizioni: una a livello delle città più grandi, perché ogni sindaco ha migliaia di dipendenti e decine e centinaia di funzionari e dirigenti, e può anche non conoscere, e quindi non è obbligato un sindaco a conoscere tutti i propri dipendenti, ma soprattutto tutte le regole che devono essere seguite. Nei piccoli e piccolissimi comuni, questa situazione sta generando un problema serio perché non ci sono più persone. Che si prendono la responsabilità di candidarsi e di guidare le comunità, perché i rischi sono eccessivi rispetto, naturalmente, al pur bel impegno che tutti noi eh, svolgiamo facendo politica è un progetto potenziato e diffuso in tutto il territorio della regione toscana, quello dedicato al sostegno economico e non soltanto per le produzioni artistiche. Fondato sulle residenze artistiche toscane. Questo è l'acronimo. L'acronimo è RAT e sta per Residenze Artistiche Toscane, un progetto che viene potenziato con un'azione diffusa in tutto il territorio. La Toscana diventa così terracogliente per gli artisti e offre loro occasioni per valorizzarne il proprio lavoro. Si tratta di un progetto unico a livello nazionale per il numero e le caratteristiche dei soggetti coinvolti, rivolto al sostegno di nuove produzioni teatrali e alla loro circuitazione. Passerà attraverso cinque compagnie vincitrici della prima edizione del bando. A cui hanno partecipato 351 progetti inediti, con proposte da tutto il territorio nazionale. Il progetto Toscana Terra Accogliente è un unicum a livello nazionale: nel senso che mette insieme i centri di residenza, dove gli artisti si trovano a provare, a sviluppare i loro progetti di spettacolo, ma li coordina insieme a tutto un sistema che riguarda anche la produzione, ovvero i centri di produzione della danza di Virgilio Sieni e il Metastasio. Di Prato e anche il circuito regionale della Toscana. Quindi copriamo tutta la filiera. Gli artisti vincitori di questo bando hanno la possibilità di avere per 200 giorni dei teatri della Toscana in cui provare i loro spettacoli, hanno dei centri di produzione che li aiutano a produrre il loro spettacolo e hanno il circuito che li aiuta a circuitare con questi lavori. In quest'anno pandemico abbiamo dimostrato come Residenza una grande vitalità, uno approfittando di tutte le occasioni di teatro in presenza. Nell'estate passata abbiamo trasformato paesaggi urbani, paesaggi naturali, anche grazie ai festival che sono patrimonio della nostra rete, in grandi momenti di teatro insieme alle comunità. In più abbiamo fatto una grandissima attività in remoto tramite il digitale e i sistemi radiotelevisivi, anche con alcune radio-televisioni che qui interviste, e in più abbiamo mantenuto gli obiettivi prefissati con Regione e Ministero nel 2019 rispetto alle residenze temporanee, che è l'oggetto della conferenza di stamani mattina. Ad ogni compagnia selezionata è stato riconosciuto un contributo economico di 7.100 euro, oltre all'alloggio e all'assistenza tecnica per i 40 giorni di residenza in almeno tre strutture. Si svolgerà nel biennio 2021-2022 e prevede inoltre un possibile successivo investimento da parte del Teatro Metastasio e del Centro di Produzione Verità. Giglio Sieni e la circuitazione per almeno 5 repliche di uno o più dei lavori prodotti, grazie all'impegno della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. È un bellissimo progetto culturale della regione toscana e sono molto contenta di presentarlo oggi. che Siamo così affacciati sulle prime riaperture della settimana prossima e sul riavvio delle attività culturali. Eh, ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme, insieme alla cultura. Io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile alla rete di tutte le residenze. Teatrali, i centri di produzione, le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena cinque ehm, compagnie vincitrici del bando eh, per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali. E devo dire che mh, è un risultato straordinario in un momento così difficile, è un bel messaggio che vogliamo mandare oggi eh, dal, dal Consiglio regionale della Toscana a tutta la regione e a tutto il Paese. Perché è vero, questo periodo ci ha messo a dura prova, eh, il covid ha fiaccato lo spirito in molti frangenti, ha reso impossibile lavorare, ha immiserito il nostro tessuto, ma ha anche suscitato un bisogno di collaborazione, una voglia di lavorare insieme, un bisogno proprio di. Darsi Manforte che sta producendo i suoi frutti. Ecco, Toscana Terra Accogliente è il primo, ci piace presentarlo oggi in questo momento così importante per il mondo della cultura ehm, nella fase della pandemia e della sua fine, ci auguriamo presto. E, mh, sottolinea una grande tradizione pionieristica di attenzione alla residenza teatrale e ai centri di produzione, ma anche un'apertura sul futuro perché vorremmo che questi luoghi fossero sempre di più e vorremmo che la dimensione della cultura come luogo di espressione, luogo di lavoro luogo di creatività e non solo di ricreazione, che è l'elemento ultimo della fruizione eh, de, de, dei cittadini, fosse più evidente. La cultura è lavoro, lavoro per decine e decine di persone che abitano questo territorio e che lo rendono più ricco e bello com'è. Io sono felice oggi qui di poter dare via al progetto Toscana Terra Accogliente, un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della, della Toscana. Noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte insieme alla Presidente Giacchi che ringrazio per l'importante lavoro che sta svolgendo in questi primi mesi di legislatura. Abbiamo deciso di mettere a disposizione eh, le poche risorse che avevamo eh, frutto dei risparmi, dei costi eh, della politica per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri gli effetti della, della pandemia. La Toscana Parlamento è tutto, l'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale torna la prossima settimana.